Allora, vi ringrazio per essere intervenuti così numerosi in questo pomeriggio assolato qui all'Aurum e di aver resistito alle tentazioni della spiaggia, essendo pure così vicina, forse insomma, ha esercitato un notevole fascino. Il trovare parcheggio è stata un'impresa e la sala così affollata giustifica questa difficoltà. L'appuntamento di questo pomeriggio è l'ultimo appuntamento di una serie di eventi organizzati dall'Archivio di Stato di Pescara insieme a diversi partner a partire dall'8 maggio in concomitanza con l'Expo che è a Milano, perché l'Archivio di Stato di Pescara è stato individuato in Abruzzo quale uno dei quattro luoghi della cultura che poteva aderire alle manifestazioni di Expo in territorio. Quella di oggi è appunto l'ultimo di questi appuntamenti che diciamo chiude la fase così pre-estiva, poi ce ne saranno altri a fine settembre e allora finiamo un po' per tirare le somme di un'attività che nel mio caso specifico coincide anche con un passaggio di consegne, perché sono passato dalla direzione dell'Archivio di Stato di Pescara a quella dell'Archivio di Stato di Chieti, quindi un po' anche il mio commiato dalle iniziative intraprese in questi 3 anni. La manifestazione di questa sera vede un po' la somma, un po' delle collaborazioni attivate sul territorio in questi 3 anni. Abbiamo presenti sul tavolo, qui al tavolo l'Istituto Nazionale Tostiano, che collabora ed è una delle istituzioni di primo piano per lo studio della documentazione musicale, non solo nello specifico di Tosti, ma anche a livello teorico del trattamento dei documenti musicali, come vanno trattati, come vanno archiviati. Sempre oggi abbiamo presenti l'Associazione degli Amici della Nebola, che rappresenta un altro aspetto delle collaborazioni avviate dall'Archivio di Stato per cercare appunto di conquistare al mondo degli archivi, al mondo del documento, un pubblico più vasto, un pubblico differente da quello che abitualmente frequenta la sala di studi e che non è mai così in tema come con la problematica dell'alimentazione che appunto è alla base dell'edizione dell'Expo 2015. Sempre oggi sono presenti anche gli amici dell'UMPLI, l'associazione delle Proloco, con cui l'Archivio di Stato ha stipulato, l'Archivio di Stato di Pescara ha stipulato una convenzione. Parimenti una convenzione è stata stipulata anche con gli amici del Florian Metateatro, che riescono efficacemente a coniugare appunto la loro attività culturale con i documenti che riescono ad essere letti e interpretati e quindi danno tutt'altro effetto rispetto alla mera lettura silenziosa che possiamo fare da soli. Altri se ne potrebbero citare, l'amico Iubatti dell'Associazione Amici della Nebola è riuscito a coinvolgere tutto il gruppo di artisti che gravitano attorno a lui e si esibiranno questa sera e vi permetto di citare per tutti la bravissima Verushka Cupido che li accompagnerà al pianoforte, poi avremo modo di conoscerli mano a mano che si esibiscono. Quindi la serata poi, il pomeriggio di oggi, rappresenta un po' la summa di un percorso che per me è partito 3 anni fa e quindi ha cercato di coagulare attorno all'Archivio di Stato più momenti e più soggetti, appunto per cercare di divulgare ad un pubblico più vasto un messaggio culturale che la città di Pescara è sempre stata disponibile a ricevere. Cito per ultimo il Comune, che però è stato sempre partner attento e sollecito a tutte le esigenze dell'Archivio di Stato e non posso non salutare con affetto l'assessore Marcheggiani che ha partecipato sempre a tutte le manifestazioni organizzate dall'Archivio di Stato, anche in orari improponibili con sacrificio personale. Va bene, allora, nell'auspicare che il cammino intrapreso possa proseguire con rinnovato
vigore, anche col collega con cui mi avvicenderò a breve. Passo con piacere la parola all'assessore Marchegiani per i saluti dell'amministrazione comunale. Grazie direttore, è con dispiacere che questa sera ci dai questa notizia, però io so che il nuovo trasferimento è vicino, sei a Chieti, vero? E quindi avremo sicuramente occasione di collaborare anche con Chieti. Se penso che nel 2008, quando ero assessora alla cultura, avevamo fatto un protocollo d'intesa proprio tra le due città come assessorate alla cultura, eravamo due donne, ed era un contenitore vuoto che andava riempito di significato, perché è importante che queste due città così vicine dialoghino, e sono in fondo una grande città. Io credo molto nel discorso dell'area metropolitana, per cui io sono sicura che non ci perderemo di vista. Buonasera a tutti, ringrazio voi di essere qui presenti. Vi porto il saluto del nostro sindaco, dell'avvocato Marco Alessandrini e di tutta la giunta di cui faccio parte. Questa sera è una serata che, veramente richiamandomi così numerosi, è sicuramente una serata che è nel cuore di noi abruzzesi, cioè il rapporto tra D'Annunzio e Tosti è qualcosa che ormai è entrato dentro di noi, anche per la grande azione di divulgazione che l'Istituto Tostiano fa da tanto tempo e che è iniziato con un preziosissimo lavoro di Francesco Sanvitale, adesso sostituito da egregiamente dal professor Miscia, Giancarlo Miscia, e quindi questa azione veramente di divulgazione è stata fondamentale. Io ricordo ancora delle serate indimenticabili presso il Museo Cascella, proprio quando Francesco ci spiegava l'importanza della romanza da salotto, che era un genere molto in voga nella seconda metà dell'Ottocento, e ci spiegava come queste due personalità così diverse, così lontane anche dal punto di vista dell'età. D'Annunzio giovanissimo incontra e inizia una collaborazione con Tosti, ma i caratteri così diversi, così placido, tranquillo, composto, il baronetto Tosti, e così prigioniero della sua ansia di vivere, D'Annunzio, e così sempre alla ricerca quasi infrenabile di una vitalità che lui cercava a tutti i costi. Quindi queste due personalità così diverse collaborano già dagli anni 80, nella prima fase fino agli anni 90-92, per poi riprendere una collaborazione più complessa con le canzoni di Amaranta nel 1907. Io però qui non voglio parlare, perché ci sono personalità importanti del mondo culturale, di D'Annunzio, un grande d'annunzista qui accanto a me, la dottoressa Paola Sorge, e poi appunto il professor Miscia, che sicuramente ci allieteranno e ci diranno tante cose importanti questa sera. Però prima di venire riflettevo su quanto D'Annunzio ha dato alla città di Pescara nei termini di quella che può essere la diffusione della cultura musicale nella nostra città. Perché se non c'era D'Annunzio noi non avremmo avuto il Conservatorio di Pescara, perché proprio un manipolo di cittadini pescaresi, alcuni musicisti, Primo Riccitelli, ma non solo, c'era Basilio Cascella, c'era Michele Cascella, andarono a trovarlo e chiesero a lui un consiglio, perché era loro intenzione creare un qualcosa, un'associazione che potesse dare sviluppo alla promozione della cultura musicale a Pescara. D'Annunzio era editoriale, fu veramente molto felice, scelse il nome di Corporazione Musicale Luisa D'Annunzio, quindi dedicata alla sua mamma che era morta 6 anni prima,
E poi nel 28 nasce proprio la istituzione musicale, che poi diventa conservatorio negli anni e che sicuramente tanto adatto alla nostra città e proprio come impulso musicale. E riflettevo che forse questa è la più antica istituzione musicale in Abruzzo, cioè quando ci dicono che Pescara è una città senza storia, questo non è vero, perché basti pensare che il Conservatorio dell'Aquila è nato intorno alla fine degli anni 60 come sezione staccata del Conservatorio di Santa Cecilia, mentre noi abbiamo questo conservatorio dal 28, e quindi Pescara è una città che ancora la sua storia. Che iniziamo la serata in maniera sicuramente piacevolissima. Quest'oggi non vi vorrei tediare con delle cose che magari già ho detto nella mia, devo dire, lunga carriera dedicata a D'Annunzio, ma in parallelo anche con tutti gli artisti del Cenacolo e anche naturalmente dedicato a Francesco Paolo Tosti e alle sue romanze. Vorrei tentare un'operazione un po' forse insolita, togliere questi due personaggi, D'Annunzio e Tosti, perché questo è l'argomento di questa mia breve introduzione, da quella diciamo immagine un po' paludata che alla fine abbiamo, perché due artisti così grandi mettono un po' di soggezione. Sappiamo che erano amici, ma ci sono dei particolari e delle cose che potrebbero non solo incuriosire, perché non si tratta di aneddotica, ma comunque avvicinarli più ai nostri giorni, e questo io tenterò di fare. Per esempio, l'immensa popolarità di Tosti, secondo me, si potrebbe paragonare, tanto per renderlo più attuale, con quella dei Beatles. Non c'è un'altra termine di paragone al giorno d'oggi. Tra l'altro fu fatto baronetto, come sono stati fatti baronetti anche i Beatles. E c'è anche un'altra coincidenza strana, una romanza che è molto in voga alla fine dell'Ottocento, primi del Novecento, si chiama Yesterday, quindi non dico altro. Per quanto riguarda il suo rapporto con D'Annunzio quando lo conosce ha 17 anni, perché lo conosce Tosti nel 1880 e Tosti ne ha 34, quindi esattamente il doppio. E per il giovane poeta, un poetino praticamente in erba, nell'80, perché ha appena fatto solamente Primavere e ancora deve concepire la raccolta di maggior successo di quel periodo, cioè il Canto Nuovo, è una specie di mito, un sogno, perché la vita di Tosti è una vita che sembra una favola, non è una favola, specialmente quando si legge dei suoi successi, che sono cominciati già quando aveva 12 anni, c'aveva il vestitino scuro e le scarpette di coppale e cantava nel coro del Duomo di Ortona, nella cattedrale di Ortona. Io me l'ho paragonato questa vita, che spesso ne ho parlato, non solo in Abruzzo ma anche in tutta Italia, per esempio all'Accademia Filarmonica di Verona. Sembra un po' un giro di valzer, qualcosa un po' fuori dalla nostra immaginazione. Per capire la sua popolarità bisogna certamente fare uno sforzo di immaginazione e pensare all'epoca in cui la romanza, adesso c'è un giudizio molto riduttivo sul genere romanza, è dovuta a certi critici, è un giudizio riduttivo anche su certa produzione purtroppo di Tosti, come sanno gli studiosi. C'è un critico che adesso non mi ricordo, perché poi io le rimuovo quelli che mi stanno antipatici, e dice: io scambierei tutte le sue romanze con Maria Chiaro. Ma questo non è un discorso logico, direi molto 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 riduttivo nei confronti
personaggio. Diciamo, l'epoca era molto diversa, praticamente ha segnato un'epoca la romanza da salotto, ma non c'era solo Tosti, c'è Tendenza, i Gordigiani, i Rotoli, ma lui divenne il re della romanza per un particolare stile che si riconosceva immediatamente, questo movimento ondulato, insomma, sulle terzine, no? Con questa melodia spiccata affidata al canto che arrivava direttamente al cuore delle persone. Ho detto che sembra una favola, perché se pensiamo e ricordiamo i suoi successi a Roma, che fu insegnante di canto di Margherita, e là non mi dilungo perché insomma, sicuramente c'è stato un rapporto, una liaison amorosa, per cui e lì non ci sono dubbi, se ne dovete andare dall'Italia proprio, cioè di Savoia, lo raccomandarono praticamente alle corti inglesi per farlo andare via, perché non era proprio il caso, non era proprio il caso di tenerlo a Roma, c'era cioè una presenza imbarazzante, questo è documentato da vari documenti. Ciò non toglie che però Londra lui ha sfondato in tutti i sensi, era amico del principe di Galles, questo già l'ho detto, lo chiamava Cicillo, e poi come influisce però su D'Annunzio? Questo è quello che ci interessa, perché la sua vita è costellata di successi, cioè l'editore inglese Chappell pagava 10.000, non so, una cifra enorme per ogni romanzo, 10.000 lire che pagasse per ogni romanzo di Tosti. Ecco, se lo contendevano in tutti i salotti. Un'altra cosa bellissima, che credo anche molto moderna, io l'ho sempre chiamato un cantautore, perché era lui stesso che cantava le sue romanze, con voce non proprio da baritono, comunque baritonale, molto dolce, molto bella, e quindi cantò anche la severa, la terribile Regina Vittoria. E questo però sono cose che si sanno. D'Annunzio cosa fa? Viene praticamente esaltato, impazzisce di fronte a un personaggio del genere, prima di tutto perché era molto gioviale e estroverso, e quindi diventano immediatamente amici nonostante la grande differenza di età, ma soprattutto perché questo amico, molto più grande di lui, ha un grandissimo successo e comunque lui lo vuole emulare. Noi sappiamo benissimo che D'Annunzio già da ragazzo voleva la celebrità, e Tosti era celebre, ma non a Roma, non in Abruzzo, non in Italia, ma addirittura negli Stati Uniti. C'era parecchi giornali, dicevano che la romanza Forever and Forever stava in tutti i salotti degli Stati Uniti, quindi diciamo che aveva valicato i confini. Ma questo appunto i cultori di Tosti e l'Istituto Tostiano lo sa bene, che conserva parecchi documenti importanti. E poi c'è un'altra cosa, la stessa musica che D'Annunzio, la musica, la melodia di queste romanze, D'Annunzio la definisce trascinante, quindi lui si lascia trascinare, e questa musica gli dà quell'ebbrezza, quell'esaltazione a lui necessaria per continuare sulla via dell'arte, che lui doveva ancora salire questa difficile scala di formarsi uno stile, di essere celebre, di sfondare, diciamo, nel campo della letteratura. E che cosa fa? Pensa bene, assetato, dice in verità, assetato di soldi, giustamente un giovane si vuole fare strada, comincia a fare, uso un termine moderno proprio per drammatizzare, per un po' avvicinare questi personaggi a noi, diventa il paroliere di Tosti e comincia a scrivere delle romanze. Queste romanze, cominciare da Visione, che è la prima, scritte a 18 anni praticamente, dai 18 anni in poi, sono caratterizzate da questo sentimentalismo assolutamente insolito in D'Annunzio. Sarà sempre assente dalle raccolte D'Annunzio.
emozione, e perché lui si immedesima in una donna. Il grande poemetto Malinconia con 5 liriche, l'anima mia, sono tutte cantate da una donna. Sono tutte cantate da una donna, e questo consente al poeta, che si firma Mario De Fiori, badate bene, non Gabriele D'Annunzio, ma Mario De Fiori, gli consente di scrivere versi sentimentali che poi lui invece condanna, perché lui quando diventa giornalista fa anche il cronista mondano e il recensore, e quindi per esempio critica molto un altro componente, c'era cioè Frank Ville come Carmelo Enrico, dicendo che era molto questo sentimentalismo sdoccinato non gli piaceva. Però lui se lo permette nel caso di queste prime romanze. Un tutto un altro discorso sarà quando ci saranno le 4 canzoni di Amaranta, e questo è molto importante, prima di tutto perché l'amicizia fra i due durerà sempre, fino alla morte di Tosti nel 1916, ma anche perché anche quando lui diventa Vate, quando comincia addirittura a diventare l'eroe di guerra, non smette di lavorare per Tosti e di coltivare questa amicizia per lui preziosissima. E questa è una... volevo dire comunque che fare paroliere non era poi una cosa tanto scandalosa, tanto insolita. Lo sapete che tutti i poeti del periodo, Emilio Paga, Lorenzo Stecchetti e Giuseppe Giusti, addirittura il Carducci, hanno scritto versi per romanze, quindi non è che poi era una cosa tanto straordinaria, addirittura Felice Cavallotti, Adanelli, insomma. Ora, quindi Tosti poi fu anche lui preso dalla suggestione dei versi, qui c'è una suggestione reciproca dei versi di D'Annunzio, mano a mano che cresceva la sua popolarità. Questa è l'immagine ufficiale, ma poi c'è un'altra immagine che è più nuova, direi. Questi due amici erano, vi dovete immaginare, a parte la consuetudine di andare ogni estate di vivere insieme praticamente nel convento di Francavilla, nel convento di Michetti, erano due mattacchioni, cioè si divertivano, pensate un po' ad amici miei, un pochino, ma si divertivano, facevano dei dispetti e delle battute direi goliardiche in tutti i sensi, e se non ne credete, ci stanno due lettere che poi è pubblicato Franco Di Tizio nella sua biografia di Tosti di parecchi anni fa, degli anni Ottanta, dove addirittura esce fuori che questi due amici hanno un linguaggio loro, e c'è la lingua nera e la lingua verde, e sono delle cose, secondo me, poi direte anche voi, forse mi darete ragione, perché c'è una letterina piccola che dice: caro Ciccio, scrive D'Annunzio nel marzo del 1906, è vero che verrai a Milano per la prima della figlia di Iorio, fissata per il 29, questa prima di Iorio non è la prima non della figlia di Iorio, dramma, ma dell'opera musicata da Franchetti, e dice: quanto desidero di rivederti, di tratto in tratto, questa è una frase molto bella, proprio tipica di D'Annunzio, riodo la tua voce in qualche soffio di vento settentrionale, la tua voce che fu mescolata alle mie tempeste primaverili con melodie indimenticabili. E poi dice: io sospiro verso di te, e qui comincia un linguaggio in codice che credo nessuno abbia mai decifrato. L'eco filenta frere, suca la mia falasca e paticoda basca non ti solegna più, cioè è una cosa insomma quasi futurista come genere. E poi c'è un'altra lettera che ha un incipit, come molte lettere di annunzio, assolutamente ineffabile. Ti scrivo in fretta, dice, perché siamo, mi sembra, già durante la guerra, sì, siamo durante la guerra, e
scrivo in fretta con un piede in terra e un'ala in cielo, perché aveva cominciato a volare, quindi questo è molto carino. E dice, avendo dimenticato la lingua nera, ti scrivo in lingua verde e tu farai orecchio da mercante. E poi c'è tutta la, diciamo, la lettera di Tos, dove si evince, ma anche da altre lettere, c'è un bel carteggio tra i due, che Tos si è dato molto da fare per tutti i sudani, per tutti i membri del cenacolo francavillese, e anche per esempio perché voleva, si era interessato per fare una edizione del ferro, le Scheffelfelle, e quindi di questo ne parlano. Però alla fine ci sta una bella uscita, un finale di questa lunga lettera, che dice: ho ritrovato all'improvviso la lingua nera, oh prodigio, oh prodigio. E, secondo me c'è una spiegazione: sculato, specchio, cesso, molone, ducazzo, berino. Quindi secondo me era un linguaggio per dire parolacce in codice senza dirle, cioè senza farsi scoprire. Ma e questo è, la, è una cosa molto divertente. A parte tutti gli aneddoti che si sono raccontati, di cui però permettetemi di diffidare, perché sono stati raccontati da Thomas Antongini, che era il segretario di D'Annunzio e che non sempre... ma insomma, io leggendo questa mi sono ricordata di Tognazzi, della supercazzola di Tognazzi, ecco, quindi erano dei mattacchioni. Questo ce li deve rendere, non è una curiosità biografica, ce li rende anche più vicini, perché si può capire meglio questo contatto molto vicino. Allora, torniamo al concetto di oggi, che sentirete parecchie cose, parecchie romanze che saranno presentate, però volevo porre l'attenzione su una cosa sola e sulla canzone Tu nel tuo letto far dei sogni d'oro. Questa è una delle 15 canzoni che Tosti ha trascritto, cioè un canto popolare trascritto da Tosti in una raccolta di 15 canzoni popolari. E questa è un'operazione assolutamente senza precedenti. Allora, nel 1880 non c'era nessuno studioso o musicologo che si dedicasse al patrimonio, diciamo, popolare, tradizionale, e questo è molto importante, sia perché è la prima volta che si fa un'operazione del genere, sia perché ho avuto modo di dimostrare anche in un mio libro sul cenacolo, che il canto popolare è il filo rosso che unisce tutta la produzione di Michetti, di Tosi, di Barbella e di D'Annunzio. Quindi ha unito le tele, i versi di D'Annunzio e le sculture e i quadri, naturalmente. Allora, nel 1888, davanti al convento, in quella piazzola davanti al convento, Vittorio Pepe, di cui sentirete stasera come primo brano La Zingaresca, che è una rapsodia abruzzese, forse una delle cose migliori di questo musicista di Pescara, come sapete è morto nel 1943 sotto bombardamento, e che era molto, ma molto apprezzato da D'Annunzio, e quindi deve essere di grande valore, perché D'Annunzio ha avuto un fiuto mirabile per aver scoperto Debussy, insomma starei a parlare tre ore. Oh, in questo, quindi 1888, lunedì in Albis, dopo la Pasqua, Vittorio Pepe dirige un coro di 30 contadinelle, e che cosa? Cantano una canzone popolare che sentirete anche questa stasera, ed è La Violetta, veramente il nome, io non so, soltanto la bronzese, sino scingiate te potesse dare, questo sarebbe il titolo originale, e poi pareva un po' osè, e quindi hanno detto La Violetta, e questa avrete modo di sentirla stasera dai bravissimi cantanti che verranno presentati, giovani e molto valenti. E quindi le stesse romanze di Tosti vengono modulate
dalle cadenze dei canti popolari, alcune, anche quelle raffinate che si suonavano nei salotti e che erano cantate da principesse, da regnanti, da aristocratici famosi, c'era un eco, insomma, delle canzoni patrie, come le chiama D'Annunzio. E vorrei finire nel libro segreto, nel libro segreto D'Annunzio dice, nel libro segreto, cioè alla fine della sua vita, nel 36, due anni prima della morte, la canzone è quasi una rivelazione musicale del mondo. In ogni canzone popolare è un'immagine di sogno che interpreta l'apparenza. La melodia primordiale che si manifesta nelle canzoni popolari ed è modulata in diversi modi dall'istinto del popolo, mi sembra la più profonda parola sull'essenza del mondo. Io con ciò ho finito, però prima di chiudere devo fare due cose. Intanto dare ufficialmente, sontuosamente, la tessera dell'Associazione Amaranta alla nostra carissima Paola Parcheggiani, che ringrazio ancora di essere qui e che è sempre molto affettuosa. Eccola, e sarà e seconda importantissima cosa, e vorrei ringraziare, ma non ringraziare poco, insomma, parlare con non solo con affetto ma con grande gratitudine e ammirazione dell'opera, di tutta l'operazione svolta da Angela Maria Appignani, coadiuvata Greta Massimi, che è giovanissima e però molto attiva, e sono loro gli artefici di tutti questi nostri incontri, che spero siano molto piacevoli. Grazie. Allora, innanzitutto grazie di questa ulteriore collaborazione. Molte cose sono state dette, cercherò di non ripetermi, sarà un po' complicato, così come forse un po' complicato sarà il tentativo di farvi capire questa scaletta, così si dice in un brutto termine, che prevede esecuzioni di brani ma anche recitazioni di poesia, anzi di poesie, che è un pochino un tentativo che facciamo, non è ovviamente originale, ma perché l'aspetto fondamentale di questa comunione di spiriti Tosti D'Annunzio, e direi in generale l'aspetto fondamentale di buona parte della produzione romanzistica di Tosti, sta nel rapporto tra testo e musica. Quindi la lettura del testo, l'ascolto della musica, spesso ci rivelano elementi che altrimenti non capiremmo. Se li prendiamo separatamente non sono sufficienti, se li, come dire, ascoltiamo di seguito ci rivelano delle cose interessanti. Intanto, siccome questa serata è dedicata anche al ricordo di Francesco San Vitale, volevo farlo presente, perché Francesco San Vitale, il nostro direttore emerito, è morto da poco, improvvisamente, essendo peraltro giovane, questo chiaramente lascia un vuoto notevole nella nostra vita e nella nostra istituzione, ma d'altra parte penso anche che tutto quanto è stato fatto in questi 32 anni di attività di questo istituto ortonese, che oggi si trova qui ricollegando finalmente dopo tanto tempo, che lo andiamo dicendo come operatori, alcune città della costa, soprattutto Ortona, Francavilla, Pescara, mettiamoci anche Chieti se vogliamo guardare al Cenacolo, per cercare di rilanciare un'idea di territorio, di cultura del territorio un po' antica e sempre nuova, no? E ce ne eravamo dimenticati. Quindi Francesco ci ha sempre tenuto a questa cosa, come si ricordava prima, era presente, e quindi noi adesso ereditiamo il testimone, ma noi siamo noi, noi non siamo solo gli operatori, è la comunità.
Spesso noi dimentichiamo che le nostre istituzioni sono in primis, almeno questo è il mio pensiero, destinate alla comunità. Poi vengono i turisti, no? Perché siamo noi stessi, è la vita civile, no? Che sostiene e lega questa realtà. Altrimenti, insomma, non avrebbero tutto il senso che propriamente hanno. Saluto e ringrazio il direttore, ma tanto non se ne va, non può scappare, perché continueremo a collaborare. Bene, iniziamo. Faremo così, dirò qualcosa sui brani, ogni 2-3, poi saranno degli interventi, le letture e poi riprendiamo. Molte cose sono state giustamente già ricordate. Partiamo con questo brano di Pepe Zingaresca. Al pianoforte ci sarà sempre Verusca Cupido e inizierà proprio lei, anzi la invito ad accomodarsi, Verusca, così cominciamo subito. Grazie ai nostri giovani amici, perché anche questa serata di oggi è un fatto composito, no? Ci sono vari ragazzi, diciamo un pochino, che circondano le nostre attività, così come l'associazione Amici della Nebola, perché questo è frutto che poi, però dopo, adesso prima la musica, perché altrimenti poi la facciamo interverrà sul discorso della lingua. Vogliamo cominciare subito con la musica, spezzando. E sì, Pepe è stato ricordato, grande amico di D'Annunzio, ma anche nella vicenda di Pepe c'è il nostro Tosti, perché Pepe, che studia anche lui al Conservatorio San Pietro Maiella di Napoli, si diploma nel 1885 e arriva al Conservatorio anche grazie a Tosti, perché sapete che allora queste famose lettere commendatizie, oggi diciamo una raccomandazione, ma allora la raccomandazione era un valore positivo, perché si raccomandava i migliori, non i peggiori, perché innanzitutto chi raccomandava ci metteva la faccia, no? Quindi è esattamente l'inverso di quello che noi siamo abituati a pensare. Così come Tosti presenta e introduce Vittorio Pepe, grande musicista e pianista, a Casa Ricordi, e infatti Zingaresca, appunto uno dei brani migliori, viene pubblicato per Casa Ricordi. Pepe. Thank you.
siamo subito entrati, no, in questo mondo abruzzese, che sicuramente non è un mondo provinciale, al contrario, come diceva San Vitale, non è importante dove si fa, ma come si fa, esattamente quello che facevano questi nostri, diciamo, amici d'altri tempi, che invece hanno esportato l'Abruzzo. Prima si ricordava giustamente addirittura la figlia di Ole di Franchetti. Se verrete al Museo Tostiano vedrete una bellissima immagine dove, per quell'occasione, c'è una bella foto con al centro Tosti, vicino a Tosti c'è Puccini, c'è D'Annunzio, c'è Franchetti, dall'altro lato c'è Michetti, Giulio Ricordi. Insomma, era l'Abruzzo che veramente faceva scuola in quel momento. Ora passiamo alle prime romanze. Verranno eseguite, prima vorrei, e in Van Preghi, da Giacomo De Grandis, sempre dalla Verusca al pianoforte, e poi l'ultima canzone di sempre di Tosti parliamo, e che viene però interpretata da Daniele Di Nunzio. Allora, questi brani, lasciamo perdere adesso in Van Preghi, perché fa parte delle quattro canzoni d'Amaranta ed è quello è uno snodo importante, ma veniamo a queste due assieme ad altre. Vorrei del 1888 sul testo di D'Annunzio, invece l'ultima canzone del 1905 sul testo di Francesco, del napoletano Francesco Cimmino. Anche se l'ultima canzone è del 5, in realtà questo momento appartiene a un primo Tosti D'Annunzio, perché effettivamente, come si ricordava prima, il lavoro di Tosti è assolutamente non banale, no? E non solo è non banale, ma non è monolitico. Cioè, se uno guarda e ascolta le romanze in un arco temporale, si rende conto che c'è un'enorme variazione nell'approccio, e quindi anche nell'approccio ai testi. Perché? Perché c'è proprio un'evoluzione della romanza e un'evoluzione dello stesso Tosti, come giustamente ricordava anche Paola Sorge, a cui ho spiegato bene questo argomento. Tra i due si crea questo sodalizio importante, perché poi, anche se con un'evoluzione a parti invertite, come si ricordava prima, Tosti era famoso e D'Annunzio cresce, e poi a un certo punto il contrario, no? Però questa prima fase è quella, diciamo, più tradizionale della romanza. Tradizionale intendo dire che la romanza è concepita come una musica costruita su un testo poetico normalmente non complesso dal punto di vista metrico. Infatti l'organizzazione è di tipo strofico, cioè ci sono le strofe che vengono accoppiate normalmente a due melodie, no? Una prima e una seconda melodia. Le strofe non sono, poi c'è un'evoluzione interna, spesso non sono complesse, per esempio nel caso di Vorrei sono quartine di endecasillabi. La cosa interessante è che se uno le va a vedere musicalmente parlando, in realtà Tosti usa dei mezzi molto semplici, ma i mezzi molto semplici danno un risultato molto interessante. E questo è un pochino il problema, no, vedete, nei grandi lo vedi, no? Non è che chissà che cosa si deve fare. Se uno va a vedere l'armonia di Tosti, in un momento in cui l'Ottocento si è fatto veramente tutto, proprio passiamo a Debussy, no? C'è stata un'evoluzione incredibile. Lui usa poche cose, ma di grande efficacia. Per esempio, una cosa che fa moltissimo Tosti è il cambio del modo. Sapete che nella musica sentite parlare di maggiore o minore, no? Questo cambio del modo, che sembra una cosa di base, cioè che tutti conoscono, in realtà è molto efficace, e poi lo ritroviamo, vedremo alla fine, anche non solo nella romanza. Che cosa significa? Significa che quando cambia il mondo, lui accoppia normalmente a quello che è la strofa del ritornello una melodia diversa da quella che sono le strofe precedenti. Quindi spesso si parte in minore, quindi con questo tono dimesso, e si passa al tono maggiore, che è un tono gioioso. E questo cambiamento è un cambiamento di stato d'animo che coincide con la struttura del testo, cioè corrisponde a quello che si va dicendo, per dire, no? E allora, qui in questa prima fase c'è questa visione delle romanze, che è fondata ovviamente su una grande maestria, ma anche su un grande mestiere. Un po' l'accusa che a un certo punto viene fatta ai romanzisti, giustamente ne erano tanti. Anche Tosti, quando va a Londra, c'era già una tradizione che poi continua, no? Pensiamo a Denza, poi ci daremo Funiculì, Funicolà, poi questi qua hanno fatto di tutto, no? Però non c'è mai banalità, che poi invece era quello che a un certo punto viene
l'accusa, no, virgolette, perché sembra che questa romanza, che ricordiamo è la colonna sonora comunque di un certo mondo, certo un mondo aristocratico, questo è il dubbio, e potremmo accoppiare la romanza di Tosti ai quadri di Boldini, se ce l'avete presente, esattamente c'è una corrispondenza, quello è il suo mondo, diventa il suo mondo, qui è un'elite, ma lui, come dire, misura e costruisce queste romanze perfettamente per questa elite, quindi corrispondono esattamente a quel mondo, che poi erano anche i suoi allievi, quindi c'è un rapporto tra produzione e didattica. E in Tosti, non solo in Tosti, non sono mai divisi, mai scissi. Il compositore è contemporaneamente un grande didatta e viceversa, non si può essere, no, didatta bravo senza saper comporre. Allora, ascoltiamoci questi brani, quindi prima vorrei il Don Predi di Giacomo, interpretati da Giacomo De Grandis e Verusca Cupido, e poi l'ultima canzone, sempre di Tosti, interpretata da Daniele Di Cusio. Grazie.
E prima che dell'esecuzione volevo richiamare un fatto, l'importanza che dicevo prima del rapporto testo-musica. Tosti era molto attento alla scelta dei testi, che venivano scelti sia prendendo dai grandi autori, sia da autori meno noti o noti per l'epoca, a volte sconosciuti. Nel caso di Francesco Cimmino, una cosa interessante, per esempio Francesco Cimmino aveva insegnato nel liceo genovese di storia, nel liceo genovese di Napoli, ma anche, pensate, sanscrito presso l'Università degli Studi, ed era anche accademico pontaniano, che è una cosa importante. La cosa interessante è che quando Tosti manda nel 1905 questa romanza a Ricordi, a un certo punto dice, si lamenta, già a quell'altezza temporale 1905, perché dice ci sono delle difficoltà sempre di più a trovare belle parole per musica. C'è l'idea ovviamente di un compositore che innanzitutto pensa in primis al testo e dopo, solo dopo, no, ci costruisce la musica. Questo per dire dell'importanza. Sobre
grazie a Daniele Di Fruzio, adesso dalla poesia per musica alla poesia pura, con gli amici Giulio Abbasi e Umberto Marchesani del Fuoco, che sentiremo declamare. Pareva come un velluto che vivesse, pareva come le rose di un
che per un'intera notte avemmo nel cuore la primavera. E tanta univa la sua lunga stanza, che foresta d'aprile non più dolce era. Da altri poi forse ardeva il fuoco estremo d'uno spirito, dove sei piccola mano, intangibile ormai, che troppo piano spinsi, venne il rammarico supremo, tu che m'avesti amato e non invano. D'altre venne il desio, quel violento, fulmineo desio che ci percote come una sferza, e immaginammo ignote lussurie in un'alcova, un morir lento per quella bocca aver le vene vuote. Altre o le stesse furono omicide, meravigliose nel tramar d'inganno. Tutti gli odor da rabbia non potranno addolcirle, bellissime cifrine, quanti per voi il baciare periranno. Altre o le stesse mani alabastrine, ma più possenti di qualunque spira, ci diedero un furor geloso, un'ira folle, e pensammo di mozzarle al fine. Nel sogno sta la mutilata e attiva, nel sogno immobilmente eretta vive l'atroce donna dalle mani mozze, e innanzi a lei rosseggiano due pozze di sangue, e le mani entro ancor vive, soffi, neppur d'una stilla sozze. Ma ben pari alle mani di Maria, altre furono come le ostie sante, brillò sull'anulare il diamante di gesti gravi della liturgia, e non mai tra i capelli di un amante. Altre quasi virili che stringemmo, forte e a lungo, da noi ogni paura fugarono, ogni passione oscura, e anelammo alla gloria, e in noi vedemmo illuminarsi l'opera futura. Altre ancora ci diedero un profondo brivido, quello che non hanno uguali. Noi sentimmo così che la frale palma nuder potevano essere un mondo immenso, e tutto il bene e tutto il male, anima, e tutto il bene e tutto il male.